stanno mentendo sul vero numero delle vittime. Il Pentagono lo nasconde al pubblico americano, mentre il governo ucraino lo nasconde al suo popolo. Ma è questo il vero numero, 350.000 morti. Per ogni morto russo ci sono 7 morti ucraini. Noi abbiamo ridotto una piccola, povera nazione in un campo di sterminio, dove la gioventù ucraina viene sacrificata per attuare un progetto geopolitico che non ha nulla a che vedere con il bene dell'Ucraina. Teoricamente quello dell'industria farmaceutica è un settore criminale. Sappiamo che le 4 principali compagnie farmaceutiche hanno pagato 35 miliardi di dollari negli ultimi 10 anni in sanzioni penali e risarcimenti per aver mentito ai medici, per aver ingannato le agenzie statali, per aver falsificato studi scientifici e per aver causato il decesso di centinaia di migliaia di persone. Mio figlio Connor ha lasciato l'università per andare a combattere in Ucraina, arruolandosi nella legione straniera. Ha combattuto i russi come mitragliatorista durante l'offensiva di Kharkiv. Mio figlio era motivato dalla stessa bontà d'animo che hanno molti americani. Ci è stato detto che questa era una missione umanitaria, ma in realtà ogni azione che abbiamo compiuto, ogni decisione che abbiamo preso, sembra aver prolungato la guerra ed aumentato lo spargimento di sangue. Lo stesso presidente Biden ha confessato di recente che il nostro obiettivo è di destituire Vladimir Putin, che è l'ormai ventennale desiderio dei neoconservatori di cui Biden si è circondato. I neoconservatori lo hanno predicato per decenni. Zbigniew Brzezinski, che era il loro ideologo, affermò che la strategia americana doveva essere quella di adescare la Russia in una serie di guerre in piccoli paesi dove l'avremmo potuta logorare. Lloyd Austin, che è il segretario della difesa di Biden, nell'aprile del 22 disse che il nostro scopo in Ucraina è di indebolire l'esercito russo e diminuirne la capacità di operare in qualunque parte del mondo. Bene, questo è il contrario di una missione umanitaria. Questa è una strategia di logoramento. Ed è così che abbiamo trasformato l'Ucraina in un abominio che ha divorato le vite di 350.000 giovani ucraini, perché stanno mentendo sul vero numero delle vittime. Il Pentagono lo nasconde al pubblico americano, mentre il governo ucraino lo nasconde al suo popolo. Ma è questo il vero numero, 350.000 morti. Per ogni morto russo ci sono 7 morti ucraini. Noi abbiamo ridotto una piccola, povera nazione in un campo di sterminio, dove la gioventù ucraina viene sacrificata per attuare un progetto geopolitico che non ha nulla a che vedere con il bene dell'Ucraina. Ma c'è chi è a favore della guerra in Ucraina e sostiene che valga la pena investire denaro per annientare l'esercito russo. Inoltre non possiamo dimenticare che un fiume di denaro sta giungendo a quello che Eisenhower definì il complesso militare industriale. Sì, è una sorta di riciclaggio di denaro per l'industria della difesa americana. Ma potrei ribattere, che c'è di sbagliato nell'obiettivo di logorare l'esercito russo? Non è forse nell'interesse dell'Occidente? Quale sarebbe l'alternativa? E cosa faresti tu per risolvere il conflitto in Ucraina se ne avessi il potere? E sappiamo che al momento non esistono colloqui di pace, il che è davvero singolare. Sai, i russi erano disponibili per i colloqui di pace fin dall'inizio, ma noi li abbiamo rifiutati. È vero. Io risolverei la questione in 24 ore. Fermerei il massacro in un giorno, il primo giorno. La soluzione è ovvia e i russi l'hanno cercata fin dall'inizio. Sono sempre stati molto chiari nelle loro richieste. Vogliono che la NATO si impegni a stare fuori dall'Ucraina, cosa che avremmo dovuto fare, così come non avremmo dovuto espandere la NATO in altri 14 paesi. Quando l'Unione Sovietica si dissolse, facemmo un accordo con i russi nel 91. Loro ritirarono 400.000 truppe dalla Germania dell'Est e ne accettarono la riunificazione con la Germania dell'Ovest sotto l'ombrello della NATO. In cambio di questo straordinario atto di riconciliazione, chiesero che non espandessimo la NATO verso Est. E George Bush padre disse: non muoveremo la NATO di un centimetro verso Est. Ma nel 1997 Zbigniew Brzezinski elaborò il piano che poi abbiamo messo in atto, secondo il quale la NATO si è allargata non di un centimetro, ma di 1000 miglia verso Est.
14 nazioni. E poi abbiamo piazzato i sistemi missilistici balistici Aegis in Polonia e in Romania, sistemi che possono colpire Mosca in pochi minuti con bombe atomiche e decapitare la leadership russa senza che questi abbiano il tempo di reagire. Questo è inaccettabile per i russi. Noi non accetteremo una cosa del genere. Mio zio non l'accettò nel 62. Se i sovietici non avessero tolto i loro missili da Cuba, John Fitzgerald Kennedy avrebbe inviato le nostre truppe ad occupare l'isola. E poi abbiamo rovesciato il governo, eletto democraticamente, di Viktor Yanukovych nel 2014. Abbiamo speso 5 miliardi di dollari attraverso la CIA, l'USAID ed il Fondo Nazionale per la Democrazia. Abbiamo speso 5 miliardi di dollari per rovesciare con la violenza Yanukovych, che, piaccia o no, era stato eletto dagli ucraini. Abbiamo distrutto questa democrazia ed installato un governo fantoccio. Adesso sappiamo che i neoconservatori, nella persona di Victoria Nuland, avevano scelto il nuovo presidente del governo ucraino ancora 2 mesi prima del colpo di Stato. Abbiamo addirittura la registrazione della telefonata. E immediatamente questo nuovo governo che abbiamo installato ha cominciato una guerra civile nei confronti dei suoi cittadini di etnia russa nel Donbass. Ha proibito l'uso della loro lingua, ne ha uccisi 14.000 e poi ha cominciato le esercitazioni congiunte con la NATO, oltre ad una lunga serie di altre provocazioni. Vedi, non sono io a dirlo, ma è George Kennan, uno degli architetti della guerra fredda e della dottrina del contenimento dei sovietici. Kennan disse nel 98, appena un anno dopo che Brzezinski scrisse il suo famigerato memorandum, che espandere la NATO verso est sarebbe stata la più grande delle catastrofi. George Kennan disse che l'Unione Sovietica aveva perso la guerra fredda e le persone oggi al potere in Russia sono quelli che in passato erano contrari alla guerra fredda e che anzi dovremmo cercare di essere loro alleati piuttosto che spingerli nelle braccia della Cina. Cosa ti ha fatto decidere a candidarti alle prossime elezioni presidenziali del 2024? Ho visto il mio paese ed il mio partito politico andare in una direzione molto preoccupante per me. Sento che il Partito Democratico ha perduto la sua strada ed è improvvisamente, misteriosamente diventato il partito della guerra. Quel partito che prima era diffidente del complesso militare-industriale è diventato il partito della censura, che è un'aberrazione sotto qualunque definizione di liberalismo. È diventato il partito della paura, al contrario della nostra tradizione fin dai tempi del presidente Roosevelt, quando nel suo discorso di inaugurazione del 32 disse: «L'unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura stessa». Perché lui comprese che la paura è uno strumento di controllo dei sistemi totalitari. Oggi il Partito Democratico è diventato il partito dei neoconservatori, quelli che erano la nostra antitesi. Erano i repubblicani più aggressivi e belligeranti, sostenitori di una politica estera votata a sottomettere gli altri paesi facendo uso della violenza. È diventato il partito dell'alta finanza, con il presidente Biden che si è circondato di esponenti di Wall Street, e così facendo ha dimenticato le sue radici nel ceto medio del nostro paese, al punto che adesso persone come i poliziotti, i vigili del fuoco e i membri dei sindacati vengono considerati membri indegni della nostra società. Ritengo che queste tendenze siano davvero inquietanti e per questo ho deciso di candidarmi alla presidenza ed ho annunciato la mia candidatura con un certo anticipo per poter avvalermi delle leggi federali che impediscono ai mezzi di informazione televisivi di censurare i candidati alla presidenza. Ma se dici che il Partito Democratico ha perso la propria identità, perché la tua candidatura e cosa ti fa pensare di poterlo riportare alle sue origini? Non credo di avere altra scelta. Abbiamo un sistema politico a 2 partiti. Io sono un democratico da quando sono nato e sento che mi hanno portato via il mio partito, dirottato da chi sostiene oggi una ideologia estrema, che ha perso il contatto con il buonsenso e che in certi casi è vittima di pensieri, diciamo, irrazionali. L'idea di riportare il buonsenso attrae moltissime persone. Come spieghi l'attitudine del Partito Democratico nei confronti dell'industria farmaceutica negli ultimi anni? Ho assistito a questo fenomeno come al deragliamento di un treno a rallentatore. Storicamente quello dell'industria farmaceutica è un settore criminale e non lo dico a cuor leggero. Sappiamo che le 4 principali compagnie farmaceutiche hanno pagato 35 miliardi di dollari negli ultimi 10 anni in sanzioni penali e risarcimenti per aver mentito ai medici, per aver ingannato le agenzie statali, per aver falsificato studi scientifici e per aver causato il decesso di centinaia di migliaia di persone. Ad esempio con la crisi degli opioidi, che è stata pianificata a tavolino dalla famiglia Sackler e dalle altre grandi aziende del settore, assieme a funzionari corrotti all'interno delle agenzie federali.
Solo questa crisi ha ucciso quest'anno 106.000 americani, il doppio dei caduti in 20 anni di guerra del Vietnam. Vioxx è un altro esempio della corruzione degli enti regolatori da parte delle industrie del settore, che si sono di fatto impadronite di chi invece dovrebbe vigilarli. Questo farmaco è costato la vita a decine di migliaia di americani, perché hanno tenuto nascosti i gravi rischi di questa medicina mentre sapevano che danneggiava il cuore. Di fatto oggi gli enti regolatori...